ragazze, ciao ragazzi, sono Marina e siete sul canale Rasumashka Beauty e oggi testiamo e parliamo insieme a voi di questo nuovo fondotinta Clinique Even Better Clinical che è uscito due mesetti fa e ho deciso di provarlo. Vediamo subito di cosa si tratta e perché è così famoso ed interessante. Intanto leggiamo la confezione. Il fondo è adatto per chi ha la pelle grassa, mista grassa, quindi adattissimo a me. Io ho la pelle mista acneica, lo vedrete anche nell'applicazione, seguirà l'applicazione del fondo, ho molte macchie, ho diversi brufoli e ho la pelle nella zona T in estate, anche su tutto il viso, abbastanza grassa, quindi abbastanza lucida. Quindi come claim per me va benissimo. La particolarità di questo fondo è il fatto che ha il siero all'interno, infatti si chiama Serum Foundation, quindi non va solo a coprire le vostre discromie, a rendere l'incarnato più omogeneo, ma anche dei componenti, da quello che dice il produttore, adesso vediamo se davvero ci sono, che fanno bene alla nostra pelle, sempre mista, grassa. Vediamo subito quali sono gli ingredienti che a me sono piaciuti veramente tanto. Intanto hai diversi siliconi all'interno, quindi chi evita i siliconi questo fondo non fa per voi, ma questo insomma ce lo potevamo immaginare. Poi ha lo zinco che aiuta moltissimo a sfiammare le imperfezioni e ad asciugarle anche leggermente. Ha l'alcol all'interno che dovrebbe svolgere la funzione disinfettante antibatterica. Ora io tendo ad evitare i prodotti con l'alcol all'interno, però in questo caso vi devo dire la verità, ho provato questo fondo per 7 giorni, non mi ha dato nessun problema di insorgenza di nuove imperfezioni, anzi, e di questo parleremo alla fine. Abbiamo l'estratto di salvia, l'estratto di melissa, l'estratto di tè verde. Sapete quanto io adori il tè verde perché va a lenire, a calmare la pelle ed è indispensabile anche a regolare un po' la produzione del sebo, quindi ottimo. Poi la vitamina C, la vitamina E, l'acido salicilico, quindi top, e anche di questa caratteristica del fondo, insomma questo si nota quando portate il fondo, ne parleremo alla fine. E ha i fermenti, lactobacillus, ha i fermenti nell'inci, quindi l'inci per me è di tutto il rispetto. Per me è un fondo molto interessante dal punto di vista degli ingredienti, soprattutto da Clinique. Avevo già provato Even Better in passato, ma questo davvero mi ha sorpreso moltissimo. Intanto ha la protezione solare 20, che male non fa, anche se insomma la quantità di prodotto che noi mettiamo, poi lo sfumiamo anche con la blender o con il pennello, non è abbastanza per proteggerci dal sole, quindi mi raccomando, mettete la protezione solare sotto. La confezione è molto bella, molto ergonomica. Mi raccomando, all'inizio io ho fatto un po' fatica a togliere questo tappo qua. Qua sul tappo c'è il logo di Clinique. Utilizzatelo per spingere il tappo ed aprirlo in questo modo, perché sennò dagli altri lati il tappo è liscio e vi scappa. Ha la sua pompettina. Il prodotto è molto liquido e la colorazione che ho scelto è la CN10. La colorazione più chiara per me tende ad ossidarsi questo fondo qua, quindi perché io non sono chiarissimissima, sono abbastanza un colorito medio, ma con il passare di 10 minuti il fondo si ossida, quindi tenetelo in considerazione quando scegliete la colorazione, vi consiglio quella più chiara. Molto liquido ma è molto pieno di pigmento, si sfuma alla perfezione e una pusciata di prodotto vi basta per tutto il viso e anche di più, potete addirittura fare potete stratificarlo. Ecco, passiamo all'applicazione, che è la cosa più interessante, e le mie considerazioni finali. Thank you.
eccoci qua. Allora, ho fatto una metà del viso con la Beauty Blender, questa qua è di Fix Design, credo, me l'aveva regalata una mia amica. L'altra parte l'ho fatta con il pennello per vedere un po' la coprenza. Ora, la coprenza è alta. Alta sia con la blender che con il pennello. Con il pennello è ancora più alta. Verso la fine avete visto che ho ripreso un po' di prodotto, infatti è rimasto qua, a mo' di correttore. E io vi dico, con questo fondo ce l'ho su proprio adesso, cioè ho filmato l'applicazione, adesso vi filmo il video. E praticamente, a parte questo brufolino che insomma un po' più difficile da coprire, non ho bisogno di correttore e questo mi piace tantissimo. Considerazioni finali su questo fondo: vi ho fatto vedere che resiste anche la mascherina, l'ho messa subito, l'ho mossa un po', sì, è rimasto un po' sulla mascherina, ma io l'ho proprio spinta contro il viso. Io l'ho portato con la mascherina normalmente ed è resistito benissimo. È un fondo coprente, si setta da solo, non ha bisogno della cipria, cioè mi vedete lucida, sono proprio di fronte alla finestra, luce naturale, non ha bisogno di cipria, vi asciuga anche un po' la pelle grazie alla salvia, allo zinco, all'acido salicilico, il tè verde all'interno, aiutano a regolare la produzione di sebo, quindi per chi ha la pelle grassa, ottimo, per chi ha la pelle grassa, acneica, wow, sicuramente chi ha la pelle secca non lo consiglio, perché è troppo pesante e potrebbe andare ad asciugarvi troppo la pelle, non avete bisogno di questo fondotinta qua in particolare, ma noi con la pelle grassa sì, necessitiamo, da tanto che non provavo un fondo così coprente, ma allo stesso tempo leggero, che si settava da solo, non avevo bisogno della cipria, che mi copriva tutto, che non dovevo stare lì, avete visto quante imperfezioni ho, magari la mattina devo stare 20 volte a ripassare su diverse imperfezioni, è scomodo. Il fondo fa tutto, dura tutto il giorno e soprattutto non fa uscire le imperfezioni. L'ho provato per una settimana intera, al ritorno dal lavoro, dopo 10 ore con la mascherina, non ho assolutamente avuto dei brufoli in più, anzi secondo me avendo l'acido salicilico all'interno ha aiutato anche ad evitare l'insorgere delle nuove imperfezioni, in quanto con i pori ostruiti è abbastanza probabile, quindi non posso che promuovervelo. Il prezzo è di 38-40 euro, comunque guardate sui vari siti, io vi parlo del fondo in sé. Io, se avete la pelle mista, grassa, con le imperfezioni da coprire, con delle macchie da coprire, ragazzi, è davvero davvero ottimo, ve lo consiglio davvero tanto e sicuramente non escludo in futuro di ricomprarlo, perché mi ha sorpreso davvero davvero moltissimo. Con questo, ragazzi, vi saluto, se non siete iscritti al mio canale, se vi va, io parlo un po' di tutto, della skincare, makeup, ma anche di libri e film, mi piace includere anche gli argomenti vari sul mio canale. Se vi va, iscrivetevi, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, mettete un bel like, io vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!